Sindaco Fontana, lei lavora in prima linea, qual è il suo commento alla luce del tavolo di Parma di oggi? Ma il primo commento è che per la prima volta da 2 anni a questa parte non mi sento più solo e abbandonato. Mi sembra che questa proposta, questa idea del Ministro Maroni sia fondamentale nel merito e sia fondamentale nella forma. Nella forma perché, ripeto, finalmente non ci si sente abbandonati a dover gestire le tante emergenze con le ridottissime competenze, e nel merito perché credo che sia la situazione migliore, quella di affrontare i problemi, di affrontarli parlando direttamente con il governo, e perché il ministro ha già recepito alcune delle richieste che avevamo presentato in questi mesi. Senta, quello che mi ha colpito oggi è il fatto che ho visto una trasversale unione tra tutti i sindaci, sia che fossero di centrodestra o di centrosinistra, segno che comunque si va verso un federalismo concreto. Segno che ci si rende conto che quello che noi sosteniamo da sempre, cioè che la sicurezza sia uno degli argomenti più importanti per i nostri cittadini, sia stato recepito da tutte le forze politiche, e segno che bisogna ragionare con la metodologia che abbiamo sempre proposto noi, quella di delegare sempre di più agli enti locali, ai rappresentanti dei cittadini nei territori, perché loro meglio di altri possono avere polso della situazione e possono intervenire più opportunamente e più rapidamente. Questo è un primo passo importante verso il federalismo. Un'ultima domanda, teme che possa esserci qualche ostacolo, per esempio nei rapporti tra prefetti e sindaci, oppure nel rapporto tra i sindaci e la magistratura? È di pochi giorni fa l'obiezione mossa da un magistrato a Milano che ha detto sul tema dell'aggravante sulla clandestinità, insomma, si potrebbe ricorrere in Corte Costituzionale. Ma guardi che in questi ultimi anni purtroppo i magistrati abbiano posto tante difficoltà, è un dato di fatto. Forse se si continuerà su questa strada la gente si renderà conto di quanto male con questi atteggiamenti stiano creando il nostro paese, e forse anche loro si renderanno conto di essere un po' soli in questa battaglia di retroguardia che molte volte non è neanche giuridicamente fondata.